Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Visto che ieri Andrea vi ha fatto vedere l'LG G3, io oggi vi mostro LG G2 con ROM G3. Può sembrare quasi assurdo, visto che il telefono praticamente non è neanche uscito a livello europeo, ma in realtà grazie a XDA è già presente un porting in italiano, quindi con tutte le lingue, poi comunque completamente funzionante per il G2. Considerate che è la prima ROM, la prima release di questa ROM, ma da quello che ho potuto vedere funziona tutto in maniera veramente eccellente. Abbiamo ovviamente la UI di KitKat del G3, tutte le applicazioni del G3, si installa tramite recovery modificata e può essere gestita senza nessun tipo di problema. Mancherà ovviamente la SD, ci saranno alcune applicazioni, per esempio la fotocamera o altri programmi LG che chiederanno se installare o usare la SD come memoria predefinita per esempio le foto, non essendoci, chiaramente voi dite di no perché non è presente appunto come su G3 l'SD. Detto questo, andiamo a vedere un po' come funziona. Già subito avete visto questa notifica in alto, praticamente funzionano anche i sensori che riconoscono se noi stiamo guardando il telefono e lasciano lo schermo acceso. Partendo dalla home, la home è la classica di LG G3, con tutto a sinistra la nuova pagina dove è possibile visualizzare tutto quello che facciamo all'interno dell'attività quotidiana, quindi gli esercizi, il contapassi, ma non soltanto, possiamo registrare la traccia in base a camminata, corsa, andare in bicicletta, ciclismo, escursione oppure il pattinaggio in linea per chi volesse. Ovviamente vanno inseriti i nostri dati all'interno delle impostazioni, è possibile andare a cambiare l'unità, inserire il nostro profilo e quant'altro. Oltre a questo è presente una zona chiamata Smart Tips che offre tutta una serie di consigli utili su come utilizzare le funzionalità di G3. Io ho impostato la home a scroll infinito, quindi anche quando sono all'ultima home, se continuo a scrollare torno alla prima pagina, che in questo caso è questa qua. Sono impostazioni presenti nel menu delle applicazioni, delle impostazioni, quindi potete tranquillamente gestirle voi. Rimane tutto quello del G3, quindi abbiamo i widget che si aprono con tutte le informazioni relative alle attività, in questo caso abbiamo il meteo, abbiamo tutte le informazioni sull'agenda, 4 giorni oggi, eccolo qua. È possibile utilizzare varie città, impostare tutte le nostre opzioni, andare direttamente all'interno delle impostazioni del widget, gestire tutta la parte relativa alle applicazioni LG, e nelle impostazioni abbiamo ovviamente tutti i settaggi dedicati al telefono. I settaggi funzionano più o meno tutti, non ho trovato veramente nessun problema, nonostante sia la prima versione, questo porting è già veramente eccezionale. Non ho per esempio provato la notifica messaggio chiamata vocale perché ancora non ho ricevuto chiamate. Purtroppo ho dovuto aspettare un po' questa mattina che si ricaricasse il G2 perché ce l'avevo scarico. Ho deciso di fare comunque il video col 15% che dovrebbe comunque bastare, quindi non ho ancora inserito la SIM durante la mattinata per ricevere notifiche. Come vedete nel display sono presenti tutte le impostazioni tipiche del G3. È possibile poi andare anche per esempio a modificare tutte quelle opzioni per i pulsanti, come abbiamo visto su G2, ma anche con la possibilità di nascondere i pulsanti in basso in determinate applicazioni, la possibilità di modificare la combinazione dei tasti, quindi inserire per esempio notifiche, quick memo, Q-slide, dual windows e altro all'interno dei tasti in basso, possono essere inseriti fino a 5 tasti. È possibile andare a modificare tutta la parte del blocco a schermo e tutte le opzioni ovviamente che abbiamo all'interno del menu. Nell'LED notifica abbiamo tutte le varie opzioni per la gestione del LED sia anteriore che posteriore. Non ho provato a vedere come funziona il LED posteriore, ma non vedo perché non debba funzionare. Ovviamente, come avete visto, la rotazione funziona. È possibile modificare l'effetto di spegnimento dello schermo, quindi quando facciamo il doppio tocco per esempio in questo caso della barra, è possibile andare a modificare questa impostazione. Nelle generali abbiamo tutta la gestione sempre delle opzioni. I tasti scelta rapida sono i tasti posteriori che possono essere gestiti come anche lo è su G2 per l'attivazione del memo o della fotocamera.
oppure andare anche a selezionare l'utilizzo con una mano. Non l'ho fatto perché su G2 io sinceramente mi trovo abbastanza bene, ho una mano grande e non ho problemi. Modalità ospite ovviamente presente, così come è presente tutta la sezione dedicata ai movimenti. Non sono avanzatissimo come per esempio sull'S5, ma sono anche meno inutili e quindi possono essere selezionati sempre da questa impostazione. Possibilità di utilizzare la custodia Quick Circle, che in realtà non c'è quindi per G2, per cui è attivo, ma in realtà non è ancora prevista questa possibilità. Dividi vista, quindi è possibile utilizzare il dual screen che vedremo a breve. Data ora, archiviazione, ecco archiviazione, considerate che io ho installato già una serie di applicazioni, però come vedete ho disponibili ancora più di 9 GB, 1 giga e mezzo di applicazioni installate. C'è la SD, in realtà ovviamente la SD non c'è, però nel menu rimane questa informazione, ma a noi ci interessa poco. Una cosa carina della home che non avevo notato su G3, o almeno io non mi ricordo che ci fosse su G2, è che la schermata home può essere fatto un backup sulla schermata home. Ora non mi ricordo dov'è l'impostazione, però comunque è possibile da qualche parte, immagino qua, fare proprio il backup come se fosse nuova della nostra schermata impostazioni, eccolo qua, per poterla ripristinare con i widget, le applicazioni che avevamo, eccetera eccetera. È possibile anche modificare i temi. Io ho provato a scaricare questo, ma non me lo scarica, quindi è soltanto quello di default. Premendo un più si va nelle applicazioni di LG che possono essere scaricate, io ho già, come vedete, scaricate, dove è possibile in teoria trovare altri temi. Io sinceramente non li ho trovati, quindi magari su questo argomento torneremo a parlare, ma insomma il tema di per sé non è che sia proprio l'impostazione che più ci interessa. Andiamo a vedere adesso come va un po' sta ROM. Novità principale è la fotocamera che funziona perfettamente. Andiamo a prendere Buzz, non c'ho nessun Buzz, quindi prendiamo questa scatoletta. La cosa in soldoni importante da sapere è che tra le varie modalità, che sono diverse rispetto al G2, sono un po' meno ma sono molto efficaci, troviamo nelle impostazioni una grande caratteristica, ovvero i video Ultra HD 4K tranquillamente selezionabili, così come selezionabili tutta la serie di opzioni dedicate all'attivazione con la voce o tutta la griglia, la fotocamera anteriore che si attiva con uno swipe, quindi se io sulla camera faccio uno swipe salto da una parte all'altra, durante i video c'è la stop, messa in pausa scusate, del video per poi riprenderlo, video che ho fatto una prova prima per cercare di fare veloce questo video. Registrati in 4K funzionano senza problemi. Così potete vedere quanto è ordinata la scrivania di Niccolò, con il casino che la metà basta. E come vedete non c'è problema nel video 4K, funziona anche l'audio. Ho messo in pausa, qui l'ho ripreso e come avete visto non ho avuto problemi. Torniamo nella home, salto veramente velocissimo. Parliamo invece di browser web, che è quello di LG, quindi non è Chrome, personalizzato da LG su base, immagino, del browser classico di Ice Cream Sandwich, per intenderci. È possibile utilizzare ovviamente tutte quelle funzionalità che abbiamo visto già su LG G2, quindi il Q-Slide, che troviamo poi nelle notifiche, che può essere attivato, e qui abbiamo tutte le applicazioni che vanno nel Q-Slide, che possono essere poi modificate, ma questo comunque già lo conoscete. Quick Remote per la gestione degli infrarossi, e Q-Memo, che ho invece detto prima, è attivabile Grande Italia tramite lo swipe a sinistra. Abbiamo il Q-Memo, dove è possibile avere tutte questi strumenti per lo screenshot e quant'altro, la modifica all'interno del telefono. Andiamo a prendere il nostro blog LG, visto che stiamo parlando di LG, siamo un po' campanilisti. Come vedete la navigazione è veramente ottima, veramente fluida, ma visto che ormai HDBlog non ha nessun problema su praticamente quasi tutti i device, tranne qualche Windows Phone, ma ci stiamo cercando di capire che come mai Windows Phone 8 dà qualche problema, andiamo quindi su The Verge. Ovviamente abbiamo la possibilità di impostare Desktop Mode, non funzionerà in questo caso perché siamo già in mobile, ma io vado su Full Site, se lo prendo,
e come vedrete anche su The Verge la navigazione è molto buona. Non oso dire è migliore di G3 perché, appunto, come ho detto all'inizio, non ho provato direttamente ancora G3, l'ho provato solo Andrea, ma lo proverò a breve. Però la navigazione è veramente molto fluida, come vedete non ci sono problemi. In questo caso lo Snapdragon 800, 2 GB di RAM, ma soprattutto il display Full HD e non QHD sono un compromesso veramente ottimo per la navigazione. Sto navigando a caso, cioè una cosa così non è usabile andare così velocemente, non si legge niente, però è giusto per stressare un po' il browser e come vedete non ci sono problemi di sorta, The Verge è veramente pesante. Detto questo, multitasking, anche qui uguale al G3, togliamo il nostro Buds, abbiamo la possibilità di utilizzare il dual Windows e lo andiamo ad utilizzare subito con la parte, per esempio io ho usato recentemente messaggi e Chrome, è possibile usare poi tante applicazioni, eccoci, l'ho persa, scusate, ritorniamo nel dual Windows, tante applicazioni che vengono suggerite e che sono compatibili con questo dual Windows. In realtà non so se sia una caratteristica di questa ROM, una modifica dell'autore, o se anche il G3 è così, non me lo ricordo, però praticamente tutte le applicazioni possono essere usate in dual Windows, quindi da questo punto di vista, almeno su questa ROM, meglio di Samsung, perché veramente non c'è praticamente limite al tipo di applicazione da usare, ci sono tutte quelle che ho installato, mi sembra ci sia anche su G3 questa possibilità, però non la ricordo. Qui è possibile cliccando fare uno switch delle app sopra sotto, andare a aprire l'app a tutto schermo o ancora ritornare nel menu principale del dual Windows, quindi utilizzare le varie app. Qui torniamo nel dual Windows come avevo fatto così, ecco qua, come vedete dual Windows, posso tranquillamente utilizzare senza problemi il ridimensionamento di tutte le finestre e quant'altro. Esco dal dual Windows perché voglio entrare nei messaggi che trovano la nuova tastiera che devo dire funziona veramente molto bene, l'ho provata poco, però io l'ho impostata bassa, ma funziona veramente bene. Ha scritto, probabilmente ho impostato la lingua inglese, quindi ha preso il correttore automatico in inglese, non ho impostato l'italiano, però come avete visto funziona veramente molto bene. La tastiera può essere poi tutta completamente personalizzata e modificata, sono veramente tantissime le opzioni, impostazioni che possono essere fatte, ve le mostro giusto senza dirvele, così a carrellata, se volete stoppare un attimo il display, il video, guardarvelo con calma, ma sono veramente veramente tantissime. Qui infatti vedete avevo impostato l'inglese e non l'italiano e quindi mi ha corretto tutto in inglese, però basta appunto riselezionarlo, qui abbiamo italiano, inglese, la sua, vabbè, come va la vita, comunque avete sentito anche il tap, il feed e la vibrazione, sono veramente molto piacevoli. Mail, nessun problema, andiamo a vedere che cosa è successo qui, verifica account, mi ha perso la password, vabbè, poco male. Widget della settimana con il nostro calendario che in realtà non ha una visualizzazione particolarmente smart del giorno e della settimana, però è un calendario normalissimo e gradevole. Ovviamente c'è la radio FM, funziona, ovviamente basta installare le cuffie. Parte telefonica, andiamo a chiamare che SIM ho dentro 3, quindi 4030, via voce. Questo è giusto per farvi vedere che funziona tutto, non stiamo a giudicare l'audio e quant'altro perché tanto lo conosciamo già. Avete visto di nuovo velocissimo tutto quanto, Qmemo, l'applicazione per gestire le note, non mostrare più. Molto è carino, tutta la parte, nessun contenuto da visualizzare, tutta la parte dedicata alla grafica di G3 a me personalmente piace di più rispetto a quella di G2. Molto belle notifiche, avete visto poi la possibilità di modificare la luminosità, metterla automatica, ma mi va troppo in basso. Qui abbiamo tutti i vari settaggi per il volume direttamente a schermo. Non ho trovato, ecco, lo slide aside, mi sembra che non LG lo abbia tolto perché non c'è nei menu e non c'è neanche
nelle impostazioni, almeno io non l'ho trovata. Magari se l'aggiornate anche voi e trovate questa opzione, io sinceramente non l'ho trovata. È presente una gestione della pulizia della RAM, qui come vedete in uso 1.3, liberi 9.28, questo non è della RAM, scusate, è della memoria di sistema, ma mi sembra ci fosse anche una qualcosa relativo alla RAM, forse me lo sono immaginato io. Andiamo però a vedere comunque la RAM nelle applicazioni, scheda SD, non so perché dica scheda SD, comunque in esecuzione dovremo qua in fondo, ecco qua, 1.2 usata, 600 MB liberi. Devo dire che mi sembra che si muova davvero in maniera egregia questa ROM. Altre applicazioni, sì, forse il menu non ve l'avevo fatto ancora vedere, menu sempre diviso tra applicazioni e widget, possibilità poi di andare a gestire le opzioni avanzate del menu, sia dei widget che di altro. È presente la galleria immagini che forse non vi ho fatto vedere, offre molto carina la possibilità di integrare con il cloud, Box e Dropbox. Mi sembra che sul G3 ce ne fosse un altro paio di servizi, tutti i file, album preferiti e quant'altro. Qui ho fatto semplicemente una screenshot, ma come vedete veramente molto rapido, c'è l'immersive mode e tutte le opzioni solite. Che altro vi posso far vedere? Quick Translator, in realtà non l'ho provato, lo proviamo adesso. Ah, ok, funziona con la fotocamera, non mostrare più. Funziona, almeno come vedete si apre, quindi sinceramente, come dicevo prima, non ho trovato una opzione o un programma che non funzionasse. Veramente complimenti allo sviluppatore che ha fatto questo porting, ha ringraziato anche altri utenti, probabilmente si è fatto aiutare, ma veramente veramente eccezionale. Cos'altro dire? Basta, direi che avete visto abbastanza bene come si muove questo aggiornamento. Tenendo premuto il tasto home si va direttamente su Google Now, facendo uno swipe verso l'alto si hanno le due opzioni, oppure tenendo il menu multitasking attivo premuto si ha le impostazioni un po' ovunque. Per esempio, se io sono qua e premo qui mi va sulle impostazioni in alto, o uso con una mano direttamente qua su, lo odio, quindi torniamo così. Che altro dire? Provatela, perché è veramente un'ottima ROM che in questo momento adesso userò come telefono principale, perché voglio veramente provare questo G2/3. Ciao!